un'interrogazione che riguarda il personale concernente l'ufficio anagrafe. È stata fatta dal consigliere Precassa. A gennaio ci saranno altri pensionamenti, l'ufficio resterà sguarnito, ma è vero che per prendere un appuntamento per chiedere la carta d'identità bisogna aspettare il 10 ottobre? Sì, ad oggi siamo a questa data, il 10 ottobre, non per avere la carta d'identità, ma solamente per essere ricevuti e poter produrre l'istanza. È una cosa, a mio avviso, gravissima, non si sta dando il servizio ai cittadini, ma non solo su questo argomento. Basta vedere anche il rilascio di un certificato, di uno storico e di tutto il resto che necessita abitualmente, purtroppo bisogna aspettare 3 mesi. Questo è quello che sta succedendo a Teramo e anche interrogando l'assessore del ramo sul personale ti si risponde quando avremo il personale metteremo qualcuno. Bene, allora noi al posto dell'assessore possiamo mettere un amministratore di condominio perché non vedo altra soluzione. Quando un assessore si limita a rispondere in questo modo senza capire le esigenze dei cittadini possiamo tranquillamente sostituirlo con chi che sia. E io l'ho invitato invece di rispettare i cittadini e di rispettare soprattutto le esigenze di queste persone che umilmente fanno le file, umilmente aspettano il proprio turno, ma mi sembra esagerato che solamente per produrre un'istanza bisogna aspettare il 10 di ottobre. Perché comunque lei ha ribadito ci saranno 3 pensionamenti prossimi. Allora, solo in quel settore andranno via 3 persone che stavano lì da diciamo 40 anni, quindi con un'esperienza notevole e non sono stati affiancati da nessuno. Fra pochi giorni andranno via e non si capisce chi dovrà fare i loro compiti, svolgere i loro compiti.